Su Hakam naturalmente le condizioni sono come voi avete potuto leggere in questi giorni sulla stampa. Si sono modificate alcune cose fondamentali da un punto di vista giuridico rispetto all'accordo che noi avevamo fatto nel novembre dell'anno scorso con la Multi Utility Era. Sono fondamentalmente cambiate tre cose. La prima è che dopo il referendum dell'11 e del 12 di giugno 28 milioni di italiani hanno detto che l'acqua è un servizio pubblico e può rimanere in capo soltanto a soggetti pubblici, quindi non può partecipare a società miste. E questo è un tema che noi non avevamo individuato nell'accordo con ERA. Come sapete, ERA è una multi-utility prevalentemente pubblica, ma non soltanto pubblica. Quindi questo è il primo dato. Il secondo è che noi, attraverso quella famosa normativa, il famoso articolo 23 bis, potevamo fare un'aggregazione omettendo una gara. Perché? Perché facendo quell'aggregazione ERA avrebbe dovuto scendere entro il 2015 sotto il 30% del capitale pubblico. Questo in parte escludeva la gara. Il 23 bis è stato abolito e quindi necessario fare una gara di stampo europeo che avrà quei tempi necessari perché la gara sia messa, diciamo, in modo il più trasparente possibile e dare la possibilità a tutti a pari condizioni di poter partecipare. 3 mesi, 4 mesi, 5 mesi, quello che di solito accade in una gara europea. Quindi stiamo lavorando su questo fronte che non era previsto. Terzo elemento, mi pare che la nuova normativa, perché dopo il referendum forse non tutti sanno che l'ex governo Berlusconi ha fatto una legge ad hoc, la legge 148. L'articolo 4 di quella legge non prevede più la fusione, quindi vuol dire che si andrà non per l'acqua ma per tutto il resto costruendo una società mista. Quindi il terzo elemento che Hakam, in qualità di Hakam, ente, diciamo, sul territorio, società per azioni sul territorio, rimane. Questi sono i tre elementi che modificano quell'accordo quadro. Che cosa significa questo? Che ERA non c'è più? Come leggo sui giornali? No, è sbagliato. ERA ha già dato, diciamo, ampia disponibilità a partecipare con gli strumenti che oggi si rendono necessari alla gara, per quanto attiene naturalmente tutto il resto. Che c'è da fare oggi? Da fare immediatamente la nuova società pubblica, anche qua ho letto, ma il debito no. Nel vecchio accordo il debito era spostato, il debito vero di Hakam Acque. Che cos'è questo debito? Sono gli investimenti che si sono fatti per costruire una rete che abbia la dignità di questo nome. Tornando alle scuole, è una discussione che affrontiamo con i ragazzi, la rete è fondamentale e quella rete abbiamo fatto investimenti per oltre 138 milioni di euro, quindi è il debito che si porta a Camacque. Nella costruzione della società pubblica si porta tutto, anche la gestione. Quindi la prima cosa da fare nei prossimi 40 giorni è la necessità, attraverso i consigli comunali, di tutti i consigli comunali, attivare un dibattito e costituire questa nuova società. Questo è il primo dato. Nel frattempo Hakam non sta ferma, costruisce e bandisce un bando di carattere europeo per mettere a bando tra il 40 e il 49% del proprio valore azionistico come aumento di capitale, quindi finanza fresca che entra, di cui Hakam ha bisogno, 40-49% del valore azionario, e questo lo faremo. Terzo, non ci sarà la fusione ma rimarrà una società mista. Beni fondamentali di questa operazione, 2, mantenimento dei livelli occupazionali come avevamo detto sin dall'inizio nel rapporto con le organizzazioni sindacali, secondo ed ultimo, mantenimento dei centri direzionali sul territorio. Questo è quanto dovremo affrontare nei prossimi giorni. Più
ci sarà coesione su questo tema, forze politiche, consigli comunali, maggioranze e opposizioni, organizzazioni sindacali, associazioni, lavoratori, più ci sarà coesione, più questo risultato si raggiungerà nel più breve tempo possibile. E questo, diciamo, è un po' l'auspicio e anche del buon Natale, diciamo, che voglio fare a tutti gli spezzini, ma anche a quelli che sono direttamente parte in causa. Vorrei fare, se posso, diciamo, un ringraziamento anche ai lavoratori di ACAM. Diciamo così, non è il solito. Nella disgrazia, nella sciagura del 25 ottobre, penso che i lavoratori di ACAM, sottolineo, qua non c'entra la direzione, i lavoratori di ACAM hanno dimostrato l'attaccamento al territorio con tutta la forza, diciamo, e credo che buon Natale, diciamo, se mi permettete, prima di tutto a loro.